Confermava ai canonici della cattedrale di Padova la proprietà dei beni, delle decime e privilegi nel territorio proprio di Roncaiette, pensate voi. In realtà Ronca di Utari, la vecchia Roncaiette, la possiamo veramente far risalire alla notte dei tempi, visto che a detta degli stessi storici essa risale senza ombra di dubbio ad epoca romana, se non preromana. Un paese che al suo tempo era comune e autonomo e pensate, già esisteva e faceva parlare di sé quando il Palazzo del Potere, il centro nevralgico della città di Padova, e cioè il Palazzo della Ragione, ancora non esisteva, pensate voi. Il Palazzo della Ragione ha 800 anni e Roncaiette è ancora più vecchia di Palazzo della Ragione, per cui noi abbiamo tanta storia qui a Roncaiette. Ed ecco che questa piccola comunità, che negli anni è stata vista come un semplice paese di campagna, frazione, posta ai margini del comune di Ponte San Nicolò, che tutti sapevano dov'era, che veniva appunto fatta e vista come la parente povera delle realtà locali contermini, in realtà ha delle radici storiche talmente profonde che minimamente nessuno di noi poteva immaginare e la fanno emergere come la più antica delle nostre comunità e che pertanto ha l'obbligo di raccontarsi, di farsi raccontare con le iniziative che noi stiamo portando avanti con questa Tre Giorni. Un paese che veniva definito nei documenti dell'epoca un villaggio assai allegro, posto a ridosso del Bacchiglione, con i suoi mulini storici ed una delle frazioni più importanti della diocesi di Padova. E attesa la vicinanza proprio dalla città di Padova, grande era il numero degli artisti che ci abitavano. Un paese ricco che aveva un castello, pensate, c'era un castello qui a Roncaiette, non si sa però dove esattamente sorgeva, perché il nostro fiume era molto spinoso una volta, non era stato rettificato negli anni, aveva un andamento molto serpenteggiante, diciamo, per cui si pensa fosse in un'alza del fiume Bastone. E
paese ricco, ricordo, che aveva un castello e lavorava con i propri abitanti, personalità di alto rango, trasferitesi da Padova, che erano cavalieri, notabili, artisti e magistrati. Ecco perché se conosciamo la nostra storia e soprattutto le nostre radici, possiamo veramente conoscere anche noi stessi. E allora sì, potremo fare il bene del nostro territorio. Per chi vuole saperne di più, abbiamo un libretto.